Buonasera a tutti e a tutte. Tutti i libri del mondo non ti danno la felicità, però in segreto ti rinviano a te stesso. Lì c'è tutto ciò di cui hai bisogno, sole, stella, luna, perché la luce che cercavi vive dentro di te. La saggezza che hai cercato a lungo in biblioteca ora brilla in ogni foglio, perché adesso è tua. Non ci sono parole più appropriate e più benauguranti di questa poesia di Hermann Hesse, che si intitola Libri. Per iniziare la scuola di lettura che Vita e Pensiero, l'editrice dell'Università Cattolica, ha voluto proporre a voi studenti. Sono molte le iniziative di promozione della lettura in Italia, ma poche sono destinate a giovani della vostra età, in una stagione della vita in cui la buona pratica della lettura è a rischio per la pressione dello studio universitario e poi per l'inizio della vita lavorativa. Una stagione della vita preziosa in cui si sceglie e magari ciò che scegli resta tuo per sempre, come quella saggezza di cui parla Hesse. I libri in segreto ti rinviano a te stesso. La lettura è infatti anzitutto questione di affetti. La lettura, quella profonda e attenta che ti fa immergere nel testo, è un'esperienza vitale che suscita intuizioni, aperture, empatie, risonanze, domande, immaginazione, desideri. È l'esperienza di una fonte zampillante che troviamo in noi stessi. Nella lettura la nostra interiorità si anima delle vite degli altri, dei loro pensieri e delle loro parole. E questo incontro con le vite degli altri è prezioso. E sapete perché? Perché spesso noi corriamo il rischio di essere persone introverse senza interiorità. Questo accade quando i nostri sentimenti restano muti, perché sono privi di parole per esprimersi. Sono come sepolti in noi stessi. Invece quell'intrattenersi con le parole di un romanzo, di un racconto o di una poesia ci consente di trovare le parole giuste, quelle che ti fanno dire «è proprio così, è proprio questo e non ci avevo pensato». Quelle parole sono il sentiero segreto verso il cuore, come dice Hesse. Ecco perché abbiamo chiesto a 6 scrittori di parlarci di un libro a loro particolarmente caro, ma di parlarcene dal punto di vista dell'esperienza che ha suscitato in loro. Alla lettura possiamo riaffezionarci e in questa scuola riaffezionarci per contagio, grazie alla disponibilità di questi scrittori e alla loro testimonianza. Hanno tutti accettato l'invito proprio per voi, con entusiasmo e con prontezza. Guardate che questi scrittori che verranno nel corso di questa scuola sono davvero persone speciali, che a questo valore credono in profondità. Quello che vi ho appena detto, cioè l'affezione per la lettura, è la prima caratteristica di questa scuola. La seconda, non meno importante, riguarda voi. Vi è proposta una lettura attiva. L'emozione ti tocca, ti smuove, ma il passo successivo è solo tuo. Tocca a te attivarti. Come? Con domande, con pensieri, con riprese,
con connessioni a partire dai libri. Tutte queste acquisizioni che avvengono nella lettura divengono davvero tue quando poi le restituisci, cioè quando le condividi con altri. Solo a questa condizione diventano un tuo patrimonio per sempre. Ed è sta qui il senso della condivisione che vi è proposta nei gruppi di lettura quando leggete il libro prima dell'incontro con lo scrittore, ma anche subito dopo la sua testimonianza, come avverrà stasera. Quindi attivatevi, abbiate fiducia in voi stessi, superate quelle timidezze che nascono dalla paura di non essere all'altezza, di comunicare cose poco intelligenti e così fare brutte figure. Accendete piuttosto quella cosa meravigliosa che è un discorso comune, un dialogo tra diversi in cui il contributo di ciascuno è unico e prezioso. Vi accorgerete allora che la solitudine della lettura è una solitudine amica, perché vi ha aperto ai mondi e alle vite degli altri. E sono certo che gli interventi di questa sera, i vostri interventi, avranno questa qualità. Da ultimo, vi auguro di riuscire a fare tutto il percorso di questa scuola e di farlo con questa sensibilità. Al termine, potrete guardarvi indietro e vi renderete conto, forse con gratitudine, di sapere molto di più del mistero dell'amore, dell'impossibilità di vivere da soli, della vita segreta dei desideri, del lato oscuro che c'è in ciascuno di noi e dell'avventura di diventare vivi fino in fondo. Sono i temi dei nostri incontri. Allora vi apparirà con chiarezza la verità di quelle parole che abbiamo ascoltato da Hermann Hesse, la saggezza che hai cercato a lungo in biblioteca ora brilla in ogni foglio perché adesso è tua. E ora passo la parola ad Alessandro D'Avenia, non lo presento perché è assolutamente inutile farlo, solo desidero ringraziarlo di cuore per la generosità con la quale ha subito accettato l'invito a inaugurare questi incontri. Credo che non ci sia persona più adatta di lui a farlo. Grazie. Allora, mentre facciamo una prova audio, io come sono abituato con i miei alunni rendo presente quello che faccio in classe, quindi ho portato tre melagrane che voi fate passare mentre io vi racconto questa cosa, anzi andiamo di là così. Prendiamo tutti. E così mentre io racconto voi avete presente di che stiamo parlando, di cose molto concrete. Non sono, diciamo, prontissime per essere mangiate, quindi non me le dovete restituire. Chi vuole se la tenga. Ciao Riccardo. E tu invece sei Letizia, giusto? Ok. Ok, così abbiamo presente l'oggetto del nostro discorrere. Tra l'altro queste melagrane hanno una storia interessante perché quando Aurelio mi ha chiesto di fare questo incontro, io ho detto ma certo, come libro scelgo l'Odissea. E lui mi ha risposto e forse dovresti scegliere qualcosa di un po' più breve perché i ragazzi la devono leggere per prepararsi. E allora ho detto, vabbè, allora buttiamo il cuore oltre l'ostacolo, due paginette di Fiaba di Italo Calvino, cioè fiaba tradizionale raccolta da Italo Calvino. Comunque, per leggere l'Odissea tutta intera, ad alta voce ci vogliono 12 ore. Eh? Io ho fatto il calcolo perché la leggo tutta intera con i miei alunni, quindi niente scuse. Come mediamente sui social stiamo 2 o 3 ore al giorno, in 4 giorni vi siete letti l'Odissea. Questo mi sembra, diciamo, un buon inizio come scuola di lettura, che è scuola di libertà. Scegliere l'Odissea anziché
i video di TikTok può avere degli effetti collaterali interessanti, che io vi auguro. Visto che, come ha detto Aurelio, la lettura si può solo testimoniare, e il termine greco per testimone è martire, lo sapete, noi dobbiamo farci martirizzare dal testo. E l'unica maniera per farlo è incarnarlo, cioè farlo propria carne, e leggerlo. Quindi io dedicherò 10 minuti di questo incontro a fare esattamente quello che bisognerebbe fare. Ci leggiamo, vi leggo la fiaba. E poi vado via, perché tutto il resto sarà rovinare la magia di quello che ho letto. Mi metto qui al balcone. Un figlio di re mangiava a tavola. Tagliando la ricotta si ferì un dito e una goccia di sangue andò sulla ricotta e disse a sua madre: «Mamma, vorrei una donna bianca come il latte e rossa come il sangue». Figlio mio, chi è bianca non è rossa e chi è rossa non è bianca. Ma cerca pure se la trovi». Il figlio si mise in cammino. Cammina. Incontrò una donna. «Giovanotto, dove vai?» «Sì, lo dirò proprio a te che sei donna». Cammina. Incontrò un vecchierello. «Giovanotto, dove vai?» «A te sì che lo dico, zi vecchio, che ne saprai certo più di me. Cerco una donna bianca come il latte e rossa come il sangue». E il vecchierello: «Figlio mio, chi è bianca non è rossa e chi è rossa non è bianca. Però, tieni queste 3 melagrane, aprile e vedi cosa ne viene fuori. Ma fallo solo vicino alla fontana». Il giovane aperse una melagrana e saltò fuori una bellissima ragazza bianca come il latte e rossa come il sangue, che subito gridò: «Giovanottino dalle labbra d'oro, dammi da bere, se no io mi moro». Il figlio del re prese l'acqua nel cavo della mano e gliela porse, ma non fece in tempo e la bella morì. Aperse un'altra melagrana e saltò fuori un'altra bella ragazza dicendo: «Giovanottino dalle labbra d'oro, dammi da bere, se no io mi moro». Le portò l'acqua, ma era già morta. Aperse la terza melagrana e saltò fuori una ragazza più bella ancora delle altre due. Il giovane le gettò l'acqua in viso e lei visse. Era nuda come l'aveva fatta sua madre e il giovane le mise addosso il suo cappotto e le disse: «Arrampicati su quest'albero che io vado a prendere delle vesti per coprirti e la carrozza per portarti a palazzo». La ragazza restò sull'albero vicino alla fontana. A quella fontana ogni giorno andava a prendere l'acqua la brutta saracina. Prendendo l'acqua con la conca, vide riflesso nell'acqua il viso della ragazza sull'albero. «E dovrò io, che son tanto bella, andar per acqua con la concherella?» E senza starci a pensare su, gettò la conca per terra e la mandò in cocci. Tornò a casa e la padrona: «Brutta saracina, come ti permetti di tornare a casa senza acqua e senza brocca?» Lei prese un'altra brocca e tornò alla fontana. Alla fontana rivide quell'immagine nell'acqua. «Ah, son proprio bella», si disse. «E dovrò io, che son tanto bella, andar per acqua con la concherella?» E ributtò per terra la brocca. La padrona tornò a sgridarla, lei tornò alla fontana, ruppe ancora un'altra brocca e la ragazza sull'albero, che fino allora era stata a guardare, non poté più trattenere una risata. La brutta saracina alzò gli occhi e la vide. «Ah, voi siete! E mi avete fatto rompere 3 brocche? Però siete bella davvero! Aspettate che vi voglio pettinare!»
La ragazza non voleva scendere dall'albero, ma la brutta saracina insistette. «Lasciatevi pettinare, che sarete ancora più bella!» La fece scendere, le sciolse i capelli e vide che aveva in capo uno spillone. Prese lo spillone e glielo ficcò in un'orecchia. Alla ragazza cadde una goccia di sangue e poi morì. Ma la goccia di sangue, appena toccata terra, si trasformò in una palombella e la palombella volò via. La brutta saracina s'andò ad appollaiare sull'albero. Tornò il figlio del re con la carrozza e, come la vide, disse: «Eri bianca come il latte e rossa come il sangue. Come mai sei diventata così nera?» E la brutta saracina rispose: «È venuto fuori il sole e m'ha cambiata di colore». E il figlio del re: «Ma come mai hai cambiato voce?» E lei: «È venuto fuori il vento e m'ha cambiato il parlamento». E il figlio del re: «Ma eri così bella e ora sei così brutta». E lei: «È venuta anche la brezza e m'ha cambiato la bellezza». Basta, lui prese in carrozza la ragazza e la portò a casa. Da quando la brutta saracina si installò a palazzo come sposa del figlio del re, la palombella tutte le mattine si posava sulla finestra della cucina e chiedeva al cuoco: «Oh cuoco, cuoco della mala cucina, che fa il re con la brutta saracina?» «Mangia, beve e dorme», disse il cuoco. E la palombella: «Zuppetella a me, penne d'oro a te». Il cuoco le diede un piatto di zuppetta e la palombella si diede una scrollatina e le cadevano penne d'oro, poi volava via. La mattina dopo tornava: «Oh cuoco, cuoco della mala cucina, che fa il re con la brutta saracina?» «Mangia, beve e dorme», rispose il cuoco. «Zuppetella a me, penne d'oro a te». Lei si mangiava la zuppetella e il cuoco si prendeva le penne d'oro. Dopo un po' di tempo il cuoco pensò di andare dal figlio del re e dirgli tutto. Il figlio del re stette a sentire e disse: «Domani che tornerà la palombella, acchiappala e portamela, che la voglio tenere con me». La brutta saracina, che di nascosto aveva sentito tutto, pensò che quella palombella non prometteva nulla di buono e quando l'indomani tornò a posarsi sulla finestra della cucina, la brutta saracina fece più svelta del cuoco, la trafisse con uno spiedo e l'ammazzò. La palombella morì, ma una goccia di sangue cadde nel giardino e in quel punto nacque subito un albero di melograno. Quest'albero aveva la virtù che chi stava per morire mangiava una delle sue melagrane e guariva. E c'era sempre una gran fila di gente che andava a chiedere alla brutta saracina la carità di una melagrana. Alla fine sull'albero ci rimase una sola melagrana, la più grossa di tutte. E la brutta saracina disse: «Questa me la voglio tenere per me». Venne una vecchia e le chiese: «Mi date quella melagrana? Ho mio marito che sta per morire. Me ne resta solo una e la voglio tenere per bellezza». Disse la brutta saracina, ma intervenne il figlio del re a dire: «Poverina, suo marito muore, gliela dovete dare». E così la vecchia tornò a casa con la melagrana. Tornò a casa e trovò che suo marito era già morto. «Vuol dire che la melagrana la terrò per bellezza», disse. Tutte le mattine la vecchia andava alla messa e mentre era alla messa dalla melagrana usciva la ragazza. Accendeva il fuoco, scopava la casa, faceva la cucina e preparava la tavola e poi tornava dentro la melagrana e la vecchia, rincasando, trovava tutto preparato e non capiva. Una mattina andò a confessarsi e raccontò tutto al confessore e lui le disse: «Sapete cosa dovete fare? Domani fate finta di andare alla messa e invece nascondetevi in casa, così vedrete chi è che vi fa la cucina». La vecchia la mattina dopo fece finta di chiudere la casa e invece si nascose dietro la porta. La ragazza uscì dalla melagrana e cominciò a fare le pulizie e da cucina. La vecchia rincasò e la ragazza non fece a tempo a rientrare nella melagrana.
«Da dove vieni?» chiese la vecchia. E lei: «Sì, benedetta nonnina, non mi ammazzare, non mi ammazzare». «Non ti ammazzo, ma voglio sapere da dove vieni». Io sto dentro la melagrana. E le raccontò la sua storia. La vecchia la vestì da contadina, come era vestita anche lei, perché la ragazza era sempre nuda, come mamma l'aveva fatta. E la domenica la portò con sé a messa. Anche il figlio del re era a messa e lo vide, e la vide. «Oh Gesù, quella mi pare la giovane che trovai alla fontana». E il figlio del re appostò la vecchia per strada. «Dimmi, da dove è venuta quella giovane?» «Non mi uccidere», piagnucolò la vecchia. «Non aver paura. Voglio solo sapere da dove viene». «Viene dalla melagrana che voi mi deste». «Anche lei in una melagrana?» esclamò il figlio del re e chiese alla giovane: «Come mai eravate dentro una melagrana?» E lei gli raccontò tutto. Lui tornò a palazzo insieme alla ragazza e le fece raccontare di nuovo tutto davanti alla brutta saracina. «Hai sentito?» disse il figlio del re alla brutta saracina, quando la ragazza ebbe finito il suo racconto. «Non voglio essere io a condannarti a morte. Condannati da te stessa». E la brutta saracina, visto che non c'era più scampo, disse: «Fammi fare una camicia di pece e bruciami in mezzo alla piazza». Così fu fatto. E il figlio del re sposò la giovane. Quando le tre melagrane che vi ho regalato vengono dal fatto che, quando ho deciso di parlare di questo racconto, come succede sempre con le favole, come sapevano bene gli antichi, accadono le cose che ci sono nelle favole. Tutti voi sapete che i latini dicevano lupus in fabula, no? E lo usiamo nel linguaggio di tutti i giorni quando stiamo parlando male di qualcuno e quel qualcuno arriva in quel momento. Ora, questa è l'interpretazione banale che diamo noi. Loro avevano un'interpretazione realistica di questa frase. Cioè, erano convinti che il lupo si presentasse non in coincidenza del fatto che si stesse parlando di lui, ma che il fatto di raccontare la fiaba sul lupo avesse reso presente il lupo. Quindi, lupus in fabula vuol dire che arriva il lupo che io ho narrato nella fabula proprio perché ho narrato di lui. Cioè, erano convinti di un fatto: che i racconti non servissero a nominare il mondo là fuori, che per caso poteva assomigliargli, ma che le storie servissero a fare accadere quel mondo, perché là fuori non c'è niente se non l'insieme di credenze che noi proiettiamo su quel mondo. La parola fabula, che viene appunto da questa lingua latina, questo l'amore delle tre melagrane, è contenuta in un libro che si chiama Fiabe italiane raccolte dalla tradizione popolare durante gli ultimi 100 anni e trascritte in lingua dai vari dialetti di Italo Calvino. Già questo è un mondo, siamo nel 1956 e Italo Calvino si inventa di raccontare a un popolo che aveva bisogno di meraviglia in che cosa doveva riprendere a credere. Lupus in fabula era: siamo un paese che si deve ricostruire,
regaliamo a questo paese la meraviglia che altri paesi hanno, perché altri nell'Ottocento avevano fatto questa operazione di raccogliere le fiabe popolari. E lui dice: questa cosa in Italia non è stata fatta, ma si smarca subito da quello che era un bisogno di dare un'identità precisa alla nazione, secondo lo spirito che queste raccolte avevano avuto a metà dell'Ottocento, e dice: io l'ho fatto con nessun altro spirito che quello di godermi la bellezza e il piacere di queste fiabe. E sapete che cosa ho scoperto? Che il vero motivo che mi guidava, sono proprio le prime righe della sua introduzione, è il seguente: che le fiabe sono vere. Certo, questa è la retorica degli autori, che insomma devono fare una bella introduzione per colpirti, ti dicono queste frasi un po' a effetto. Ma l'avete notato che questa ragazza ha cominciato a esistere solo nel momento in cui le hanno chiesto: da dove vieni e raccontami la tua storia? E prima non ha fatto altro che morire? L'avete notato questo? Che noi senza racconti, senza racconto, non siamo niente, evaporiamo. Quanto desideriamo nella vita di tutti i giorni che qualcuno, dopo averci chiesto come stai, si fermi veramente ad ascoltare la risposta. Mentre quando noi cominciamo a dire: sai, lui, lei ha già cominciato a raccontarti come lui, lei sta. E Calvino sapeva che c'era bisogno di recuperare meraviglia. Quella meraviglia che un popolo aveva perso qualche anno prima. Quella meraviglia che noi perdiamo tutti i santi giorni. Presi come siamo da racconti non veri. Perché noi siamo immersi costantemente nei racconti. E se non abbiamo un racconto di noi stessi, non possiamo stare nel mondo. Avere un racconto è necessario. Quando noi ci affacciamo per un attimo su quell'abisso, l'indicibile della morte, noi dobbiamo chiederci: cosa c'è in quel vuoto? Sono qui per caso? Sono qui per niente? Sono qui perché c'è il nulla? Oppure ha un fondamento questo abisso su cui io sto in piedi? E siccome non si può stare nell'abisso senza sentire la vertigine, che cosa facciamo? Ci raccontiamo una storia. Sapete perché l'Homo sapiens è sopravvissuto a tutte le altre specie di uomo? Per due motivi, secondo gli studiosi. Il primo, perché era pazzo. Cioè, mentre il Neanderthal, il Denisova, erano tutti popoli stanziali che non si spostavano e di fronte al mare rimanevano fermi, il Sapiens, di fronte al mistero, che cosa fa? Dice: interessante, voglio sapere come funziona. E rischia. Nel giro di qualche migliaio di anni, il Sapiens dall'Africa in cui si sviluppa, ce lo ritroviamo in Australia. Ah, che bello. C'ha questa voglia incoercibile che ho di viaggiare. Da dove viene? Niente, che sei pazzo come un Sapiens. Invece di startene a casa, ti complichi la vita. Perché vuoi sapere. Fatto non foste a vivere come un Neanderthal, perché quello si estingue. Il nostro Neanderthal interiore, quello che ti dice: statene tranquillo, non rischiare, e infatti si è estinto. Poi ne abbiamo da 1 a 4% nel nostro DNA, perché comunque un po' calmi dobbiamo stare ogni tanto. E il secondo motivo è che il Sapiens sviluppa con l'abbassamento della laringe il sistema linguistico. Cioè comincia a dare istruzioni agli altri, a raccontare storie. Cioè è un essere simbolico. Di fronte all'ignoto che cosa fa? Si mette in movimento e inventa una storia. Queste sono le due cose più primitive del Sapiens. Quelle che hanno consentito al Sapiens di essere Sapiens, cioè noi qua dentro, qui. E tutte le volte che noi rinunciamo a queste due cose, a capire che senso diamo al mondo, cioè che storia ci stiamo raccontando, ripeto, noi non viviamo senza racconto. Se vi siete raccontati che per essere felici bisogna fare carriera, avete già cominciato a correre, perché la parola carriera è un racconto in cui il protagonista che fa carriera, va di gran carriera, corre.
Lupus in fabula. Accade quello che tu evochi nel tuo racconto. Sto facendo carriera. No, è la storia che tu ti racconti e la fai accadere e metti tutte le tue energie in questo. Poi forse dovremmo mettere in discussione il fatto che per essere felici bisogna andare di corsa. Sulla mia tomba, Alessandro D'Avenia corse. Ma no, io, Alessandro D'Avenia, sostò, soggiornò, abitò, si diede una calmata. Perché era impegnato a capire che ci stava a fare. Vi sto già raccontando la fiaba, non è che sto divagando. Avete notato che c'è un ragazzo che la prima cosa che fa è tirarsi fuori da casa e mettersi a camminare, no? Cammina e comincia a chiedere in giro qual è il senso del mondo. E quindi Calvino dice, restituiamo un po' di meraviglia e facciamolo attraverso la cosa che contiene più meraviglia, che sono le storie, i racconti, le favole. Perché vi dicevo che le favole fanno accadere le cose? Perché mentre io preparavo questo incontro pieno di dubbi sul fatto, dicevano vai in cattolica, ti danno l'aula magna, ci avrai degli studenti universitari che ti ascoltano, dico fai la bella figura, racconta quel libro che dici di aver letto in quinta elementare, Guerra e Pace, come fanno tanti scrittori che se la tirano, dici guarda, io il libro che mi ha cambiato la vita è Guerra e Pace, quando nell'estate fra la quarta e la quinta elementare. Sarebbe stato meglio che giocassi. Sei diventato scrittore per quel trauma, forse. E che succede? Che la mia vicina di casa mi suona e mi dice Alessandro, un mio parente tutti gli anni mi regala un sacco pieno di melograni. Ne ho troppi, ne vuoi qualcuno? Perché so che a te piacciono. Lei aveva un ricordo che mi piacessero perché, insomma, qualche volta ne ho parlato in qualche libro, in qualche cosa. Dico, ma certo, e me ne ha regalate 3. Allora uno dice, vabbè dai, la sta inventando questa storia. Non vi posso dare il numero di telefono della mia vicina di casa, ma vi assicuro che è tutto vero. E non è vero come coincidenza, è vero perché l'ho fatto accadere. Noi ci illudiamo che il mondo là fuori sia esterno a noi. Il mondo là fuori si configura esattamente con la storia che ti racconti. Lo dice in maniera molto chiara in un suo libro, Alain Finkielkraut, un libro bellissimo che si chiama Un cuore intelligente, in cui lui dice che nell'epoca di oggi bisognerebbe chiedere come Salomone questo dono a Dio, di avere un cuore intelligente. E siccome dice noi siamo esseri narrativi, l'unica maniera per capire come avere questo cuore intelligente è nutrirci di storie. Solo che il nostro compito è scegliere di quali storie nutrirci, perché siamo obbligati ad avere una narrazione per non sentire la paura di quell'abisso. La mia vita su che cosa è sospesa? Sul nulla o su una cosa che ha senso? E per mettermi in moto su questa cosa che è indicibile, Freud diceva la morte è l'indicibile dell'uomo, cioè la cosa che io sto nominando ma a me stesso non la dico mai, cioè io non mi posso pensare come morto. Non mi posso pensare come morto. È l'impensabile. E invece diventa dicibile attraverso una narrazione. L'impensabile diventa dicibile attraverso una narrazione. Se ci pensate, tutte le grandi narrazioni dicono questo. Come si affronta la morte? L'Odissea racconta questo. Quando Calipso dice ad Ulisse, ma perché devi tornare a Itaca che qui sei immortale, io sono più bello di Penelope, lei invecchia e io no. Cioè, dice, la domanda che gli fa, ma perché vuoi essere mortale? E lui risponde, perché ho scelto lei. Cioè, mi sono raccontato una storia che è Itaca, che è ciò che rende il mio essere mortale immortale. Non è rimanendo qui chiuso nell'ombelico dell'oceano, come viene definita l'isola di Calipso, cioè fuori dal mondo, che io divento immortale. C'è un'altra la storia che devo raccontare. Pensate ai Vangeli, raccontano di questo, come si fa a non morire. San Paolo lo dice chiaro, se non è risorto, tutto questo che ci stiamo raccontando è una favola. Ma mentre te lo racconti lo fai accadere che risorgi, eh?
Cioè, perché hai fede in quella storia accade. Noi che ci crediamo così forti della nostra scienza e del nostro sapere oggettivo, quando tutta la scienza del Novecento ci ha detto che le cose, cioè neanche la materia è una cosa di cui abbiamo capito niente, perché ora è materia e ora è energia, e dipende da come tu ti poni all'interno dell'evento che questa cosa si configura. Cioè tutto il mondo è relazione, e le storie sono la prima maniera in cui noi entriamo in relazione col nostro destino. Dice, ma che belle parole! Sì, è la parola fabula, che vuol dire questo, entrare in contatto col nostro destino. Fabula, dal latino, ha questa radice, fa. Io, scusate, vi sto trascurando, non è bello. Cambio posizione. E, dal latino, for faris, che è un verbo antichissimo che significava che cosa? Dire, il dire autorevole, è il dire degli dèi. Quando Zeus deve dire qualcosa, lui non usa il verbo dire di tutti gli altri, usa il verbo for faris. Infatti, quando lui pronuncia qualche cosa, ci aggiungevano un bel suffisso che rendeva quella cosa attuale, tus tatum, e se tu unisci a fa, il dire autorevole, questo suffisso, cosa viene fuori? Il fa tu, cioè il destino. Come le cose devono andare, perché quello che Zeus dice si fa. E lo dice con la parola. Mi sembra che nella grande tradizione giudaico-cristiana ci abbiamo un unicum, cioè che le cose si facciano non facendo le cose, ma dicendo parole mentre faccio le cose. Leggetevi qualsiasi cosmogonia di altre tradizioni e i demiurgi, i creatori, che cosa fanno? Cose. Invece lì lui fa parole, e sia la luce, e la luce fu. Cioè c'è un dire che diventa un essere, il che apre uno spazio grandioso sul fatto che noi non abbiamo rapporto con le cose perché sono cose, noi abbiamo rapporto con le cose perché ci rinviano a un interlocutore, almeno in questa tradizione. Cioè, ancora una volta, che storia mi stai raccontando? Il tuo volto, quella melagrana, tu da dove vieni? Tu che storia hai? Con chi sto entrando in relazione quando ascolto una storia? Stessa radice la trovate in fabula. Il suffisso bulus, bula, bulum, i latini lo utilizzavano per cose che sapevano proprio di campagna. Stabula sono le stalle. Sta, il posto in cui si sta, bulus, bula, bulum, in cui gli animali stanno, no? Pabula, il posto in cui gli animali mangiano. Pa, quel pa. È la radice del mangiare. E sono tutti termini contadini. E tra tutti i termini contadini ne scelgono uno che di contadino sembra non aver niente, ma che è più contadino di tutti, che è fabula. Dice, ma perché scegli una cosa così? Perché aveva la stessa importanza che per un pastore aveva la stalla e il pascolo. Perché fabula, che cos'è? Se è vera quello che vi ho detto della radice del fato, cioè del destino, delle cose che si devono compiere, la fabula è, visto che bulus bula bulum indica il luogo in cui avviene la cosa che la radice dice, la fabula è il luogo in cui il destino accade, il luogo in cui lo incontri. E infatti questi signori la sera, stanchi dalla giornata di lavoro, che cosa facevano che non avevano Netflix? Si raccontavano le storie. Aspettavano che sotto quel cielo stellato, al fuoco che riscalda e tiene lontani gli animali, le paure, qualcuno prendesse la parola e dicesse perché il mondo è una promessa. Perché quando io comincio a dire c'era una volta, ti sto dicendo che il mondo è una promessa. Cioè ti sto promettendo che ha senso. Io spero di avere tra le 15 e le 16 ore per questo incontro. Non ho ancora cominciato, ma chi se ne frega? Cioè, quello che mi interessa è che voi, che io riesca a trasmettervi il fatto che basta leggere un libro di fiabe come questo per intero per recuperare quello spirito di iniziativa che ci manca.
parola mai fu più bella e semplice, spirito di iniziativa. Cioè io ho iniziativa nella misura in cui c'è uno spirito che origina questa iniziativa. E che è sto spirito? Soffio significa spirito. Allora sarà una voce da ascoltare, dei racconti, delle storie, chi lo sa. E perché non inizia niente questo spirito? Perché niente ancora l'ha svegliato. E che cos'è che sveglia lo spirito dal suo sonno? Lo spirito si sveglia dal suo sonno solo quando la meraviglia lo chiama. E proprio questo è il punto, la meraviglia. La fiaba, che poi non è fiaba, dico, è la riduzione di fabula, è la stessa cosa. Io non entro qui in inutili distinzioni, no? La fiaba è quella che racconta di uomini, la favola, quella degli animali, quelle sono tutte cose cervellotiche che, vabbè, hanno una loro importanza. È un racconto di meraviglia la fiaba. E Calvino li raccoglie tutti per dire, in questi 200 fiabe devo restituire la meraviglia. Infatti lui nell'introduzione lo dice, appena finita questa cosa, guardate come lo dice, è bellissimo. Dice così. Ora il viaggio tra le fiabe è finito, il libro è fatto, scrivo questa prefazione e ne son fuori. Riuscirò a rimettere i piedi sulla terra? Ora che il libro è finito, posso dire che questa non è stata un'allucinazione, una sorta di malattia professionale. È stato piuttosto una conferma di qualcosa che già sapevo in partenza, quel qualcosa a cui prima accennavo, quell'unica convinzione mia che mi spingeva al viaggio tra le fiabe e che io credo sia questo. Le fiabe sono vere. Lui scopre alla fine del libro perché lo ha scritto, perché ogni scrittore scrive per scoprire che storia si sta raccontando o che storia non sta riuscendo a raccontarsi. E lui lo scopre alla fine. E che cosa scopre? Che le fiabe sono vere. Dice, ma che vuoi dire, Calvino? Sono, prese tutte insieme, nella loro sempre ripetuta e sempre varia casistica di vicende umane, una spiegazione generale della vita, nata in tempi remoti e serbata nel lento ruminio delle coscienze contadine fino a noi. Sono il catalogo dei destini, l'incontro con il destino, che possono darsi a un uomo o a una donna, soprattutto per la parte di vita che appunto è il farsi di un destino. Soprattutto per la parte di vita che è appunto il farsi di un destino. Capite perché i bambini vogliono sentire raccontare sempre la stessa fiaba, sempre nello stesso modo? Perché siccome noi non possiamo vivere e morire in anticipo, l'unico modo che abbiamo di farlo è che ci venga detto in anticipo dall'unica cosa che in anticipo può manipolare il tempo, che è la narrazione. E quindi raccontami una storia. C'era una volta. No mamma, ma no papà, hai cambiato, non avevi detto così. Ricomincia. Perché? Che gliene importa? Come fa a ricordare questo? Stai toccando la metafisica, il modo di stare al mondo. Giambattista Vico, genio della filosofia nostrana, diceva che le storie, l'Iliade, l'Odissea, quelle che i popoli trogloditi, lui diceva, inventano, sono metafisica fantastica. Interessante. Ah, se prendessimo un po' più sul serio l'immaginazione e non ci facessimo illudere dal fatto che la verità è solo quella dell'esperimento scientifico, anche perché poi l'esperimento scientifico va narrato. E a seconda di come lo narri diventa verità. C'è un famoso neuroscienziato che ha scritto da poco un libro bellissimo, si chiama Benedetti, lui Fabrizio Benedetti, che si intitola la speranza è un farmaco, che dice proprio questo nell'introduzione del libro. Sono venute prima le parole per guarire gli uomini e poi i farmaci. I farmaci si innestano semplicemente nel lavoro che fanno già le parole, tanto che c'è una cosa che si chiama effetto placebo, con cui tu puoi guarire una persona semplicemente raccontandogli una storia. Questo non vuol dire che non dobbiamo prendere le medicine, vuol dire che mentre ti do una medicina, guarisce quel paziente di cui io mi prendo cura raccontandogli che ce la farà. E lui questo lo racconta in un libro in cui racconta tutte le storie in cui qualcuno è guarito grazie a questo. Perché l'Homo sapiens ha bisogno di parole prima che di farmaci. E ci siamo illusi che saremmo guariti solo con i farmaci. E infatti, dove siamo? Quanti dati abbiamo letto che sono parte di una narrazione? Cioè di una scelta narrativa. Io ti racconto attraverso il numero di morti giornaliero
come sta andando? Interessante. Ci avete mai pensato che la parola racconto vuol dire contare di nuovo? Una cosa è contare, ma poi diciamo che i conti non tornano mai. E quando i conti non tornano, cosa devi fare? Devi ricontare, cioè devi raccontare. Cioè hai sbagliato il racconto, non basta il conto, bisogna ricontare, raccontare in maniera diversa. Come sarebbe stato diverso nel dare quei numeri, raccontarli e dare un senso alla morte che ci stava attanagliando. Perché poi chi sta con i ragazzi tutti i giorni lo sa che effetto hanno queste cose. E che tuttora dobbiamo curare e guarire per un'assenza di racconto nel frattempo. Come vedete, le favole sono vere. Ok, e finisce Calvino. Quella parte di vita che appunto è il farsi di un destino, la giovinezza dalla nascita che sovente porta in sé un auspicio o una condanna, al distacco dalla casa, alle prove per diventare adulto e poi maturo per confermarsi come essere umano. Cioè l'umano nell'uomo si risveglia grazie al racconto. E perché il racconto? Perché il racconto è uno dei luoghi della meraviglia. E allora si chiude il cerchio della meraviglia. Quando è l'ultima volta che avete provato meraviglia? Se non è stato oggi, avete un problema e vi dovete curare. Perché guardate che da questo dipende l'apertura al mondo. Non si danno aumenti di conoscenza della realtà che non siano provocati da aumenti di amore nei confronti della realtà. Lo ripeto per chi non avesse sentito, non si danno aumenti di conoscenza della realtà senza aumenti di amore nei confronti della realtà. Con amore non intendo una cosa sentimentale che mi porta ad avere l'epidermide increspata, ma una presa di posizione di fronte al reale che mi consente di essere aperto. Quando Dante incontra Beatrice per le vie di Firenze succede esattamente questo, e infatti incipit vita nuova, comincia una vita nuova che va raccontata. Ora, le due cose che si devono trasformare in racconto sono contenute nel concetto di meraviglia. Perché la meraviglia non è solo ciò che è spaesante perché è bello, è ciò che è spaesante perché è doloroso, perché è misterioso, perché io non lo capisco. Di fronte alla morte non c'è da meravigliarsi. Io l'altro giorno ho partecipato alla messa di suffragio di un ragazzo della nostra scuola che è morto un anno fa, a 16 anni, per un tumore al cervello. Io ho provato meraviglia. Così come ho provato meraviglia qualche giorno prima quando, avendo diversi ragazzi che stanno facendo il trimestre all'estero, abbiamo fatto un appello internazionale. Siccome sono fissato con l'appello, lo sapete, tra l'altro suggerimento che mi è venuto da una mamma della classe, che tra l'altro mi sembra di intravedere tra i presenti, perché mi seguono ovunque. E io sono grato. E che cosa abbiamo visto? Per loro erano le 7 di mattina, per noi era l'ultima ora, dalle 13 alle 14, e mi sono meravigliato perché ho visto i volti di questi ragazzi trasformati. Dice, prof, ma sono cambiato perché adesso ho imparato a fare la lavatrice. Rimetto in ordine la stanza, perché abitando con altri due, se io non la rimetto in ordine, succede un macello. Prof, io riesco a fare 2-3 ore di sport al giorno. Mi devo organizzare io i tempi. Cioè, che cosa ho visto? Quel protagonismo che rende qualsiasi sedicenne meraviglioso, trasformato. L'avete notato che in questa fiaba non succede altro che una metamorfosi dietro l'altra e che queste metamorfosi si interrompono come morte solo quando non riescono a trasformarsi in racconto, ma diventano possesso dell'altro su di me, che fino a che apro la melagrana e non porto l'acqua in tempo, l'altro muore? Ci avete fatto caso che ci vuole una fontana per aprire la melagrana? Che strane le storie. Quanta meraviglia! E questa cosa della meraviglia
L'avevano capita, l'aveva capita perfettamente un signore che si chiamava Platone, la dice in un suo dialogo, e poi Aristotele, che era l'alunno secchione di Platone, lo dice in maniera più così precisa. Abbiamo una voce che ci interpella. Infatti gli uomini hanno cominciato a filosofare ora come in origine a causa della meraviglia. Ragazzi, non c'è niente di sentimentale, mi raccomando, spero che sia stato chiaro che è lo spaesamento della ragione di fronte alla realtà, che può essere dato dal fiorire di un pesco, dal volto di una Beatrice o dalla morte di un ragazzo di 15 anni. Cioè la ragione è costretta a fermarsi, i conti non gli tornano, non le tornano. E quando i conti non le tornano può fare due cose: girarsi dall'altra parte, dire mi sono illuso, oppure andare fino in fondo. Ed è quello che suggerisce Aristotele. Mentre da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in seguito, progredendo poco a poco, giunsero a porsi problemi sempre maggiori, per esempio i problemi riguardanti i fenomeni della Luna e quelli del Sole e degli astri. Ma è possibile che noi ci dobbiamo meravigliare del cielo stellato una volta l'anno e basta? Facendo quel giochino che se c'è la stella cadente allora esprimo il desiderio. Cioè noi ci concediamo come giochino sentimentale il fatto di renderci conto che siamo nel braccio periferico di una galassia composta da altre 200 miliardi di oggetti che sono forse altri sistemi solari, altre stelle, non lo sappiamo, che probabilmente al centro di questa galassia c'è un buco nero, quindi stiamo andando verso l'indicibile. Guardate che quando si scoprono delle cose per la prima volta l'umanità sta andando in quella direzione. Andatevi a vedere quando è stato scoperto Urano e che cosa è successo. Andatevi a vedere quando è stato scoperto Plutone e che cosa è successo. Non so se ci avete fatto caso che l'anno scorso è stata fatta la prima immagine di un buco nero. Preparatevi. E questo universo va a una velocità infuriata e noi siamo proprio niente in tutto questo. E non ci meravigliamo di questa cosa. Crediamo che il nostro perdere l'autobus sia il centro del mondo, per cui poi io ce l'ho con tutti. Ah, che meraviglia. I fenomeni della Luna e quelli del Sole e degli astri, o i problemi riguardanti la generazione dell'intero universo. Ora, chi prova un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere. Riconosce di non sapere, che non è questo non l'ho ancora studiato. È chi c'è dietro questo spaesamento della mia ragione? C'è qualcuno o c'è il nulla? C'è qualcuno che ha detto sia la luce e io guardando la luce mi meraviglio e quindi entro in contatto con un abisso che ha fatto essere la luce, o è frutto del caso? E ci racconta una storia sempre, sempre e comunque. Qual è la storia che vi state raccontando? Non si può vivere senza storia. Ora, chi prova un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere, ed è per questo che anche colui che ama il mito, la parola che Aristotele usa è miuzos, che vuol dire semplicemente racconto, è in certo qual modo filosofo. Il mito infatti è costituito da un insieme di cose che destano meraviglia. E commentando questo passaggio, quello che ho, leggendo i commenti di questo passaggio, mi sono reso conto che appunto Aristotele parla di filomito, cioè mette sullo stesso livello il filosofo e il filomito. Il filosofo è l'amico, l'amante della sapienza, in cui il fatto che sia amante significa che si mette in viaggio verso quel qualcosa che tutti vogliamo sapere se c'è, cioè l'essere che cos'è. Ripeto, io sono su un abisso o la mia vita ha senso? Alla stessa maniera il filomito, che è l'amante dei racconti, che è in certo qual modo un filosofo, dice qui Aristotele, proprio per questo. Perché lo shock della realtà, la luna, gli astri, viene provocato da un racconto tanto quanto. Tanto quanto. Allora, ripeto la domanda, quando è l'ultima volta che vi siete meravigliati? Dici, ma ora che ci penso è successo stamattina. Benissimo. E poi è diventato cammino? È diventato domanda su quel pezzo di realtà?
Perché se no saremo preda, e negli ultimi 5 minuti, visto che so che ci sono poi delle domande, vi racconto quello che penso di questa fiaba. Come vedete ho fatto di tutto per non raccontarvi i fatti miei, anche perché preparando questo racconto ho scoperto una cosa, che nella terapia psichiatrica o psicanalitica, una delle cose che accadono mentre la fai è che il paziente comincia a configurare i propri sogni o le immagini che lo attraversano sulla base della fiaba che preferisce. E infatti un lavoro che fanno spesso i psicanalisti è proprio questo, lavorare su quella fiaba. Quindi adesso io di starvi a raccontare i fatti miei, ora che ho capito che questa è la fiaba che configura tutti i miei traumi e tutte le mie spinte dinamiche interiori, non c'ho voglia. Ok? E quindi su questo io glisserò, così che rimanga il mistero. Così vi meravigliate, dice, maledetto. Sì. E se no che cosa succede se non facciamo questo lavoro di meraviglia? Che il nostro spirito non si risveglia, perché lo ripeto, solo il filomito e il filosofo, cioè chi di fronte a qualche cosa che lo meraviglia si mette in movimento, risveglia lo spirito e lo spirito diventa spirito di iniziativa, cioè azione. Perché io cerco di vagliare qual è la storia che mi sto raccontando. Altrimenti sarò in preda sempre di quel forfaris, il dire autorevole che determina l'azione degli uomini, ma ci aggiungete un altro suffisso che è ma, e che cosa viene fuori? Udite, udite, la fama. Cioè la storia che guida le mie azioni è quella che hanno sulla bocca tutti. Cioè la storia dominante o la storia che altri mi raccontano di me. Capite quanto è serio il discorso del racconto? Noi siamo immersi in storie dominanti. La cultura dominante non fa altro che ripeterci sempre la stessa storia. Solo se ti meravigli la puoi mettere in discussione. Solo che meravigliarsi significa mettere chiaro davanti ai propri occhi che io sono sull'abisso, che non mi sto chiedendo come sto vivendo, se ne vale la pena, se sto andando avanti senza guardare più nulla. Quindi la lettura per me è iniziazione. Guardate che io conosco tantissime persone che leggono tantissimo, ma la loro umanità non viene spostata di un millimetro da quello che leggono. Ho conosciuto professori universitari che non ti guardavano in faccia e insegnavano lettere, che si chiamavano umaniora, cioè quelle scienze che ti rendono più umano. E invece di renderli più umani, li disumanizzavano. Il che vuol dire che non basta leggere favole, racconti. Bisogna capire se ti lasci interpellare, se ti lasci cambiare da questo. La lettura è iniziazione alla vita. E tutte le fiabe non sono altro che il racconto di iniziazioni. Questa fiaba in particolare è un'iniziazione alla vita, sia nel codice maschile, sia nel codice femminile, di un ragazzo e di una ragazza. Per questo è una fiaba incredibile. Nella sua introduzione Calvino dice che è l'unica che probabilmente ha un'origine prettamente italiana. Interessante che questo sia il nostro marchio di fabbrica nel patrimonio mondiale delle fiabe. Proprio questo. Una fiaba di continue metamorfosi, una fiaba in cui mentre la leggi non puoi che meravigliarti, una fiaba esteticamente potentissima, una fiaba che ragiona in termini di colori. Allora, se non vogliamo essere preda della fama, cioè della storia che altri raccontano di noi o della storia dominante, dobbiamo riraccontare, rifare i conti, raccontare. Perché riraccontare vuol dire all'ennesima potenza fare i conti. E allora, ritornando un attimo alla fiaba, non so che cosa possiamo dirci. Avete mai notato che le fiabe iniziano tutte con c'era una volta? Questo non c'è. Perché il configurarsi dell'esistenza umana ha bisogno di due cose, lo spazio e il tempo. Il visto che siete universitari sapete benissimo a quale parte del discorso appartiene questo C, no?
dalle facce deduco che dobbiamo fare un ripassino. Questo ci è un avverbio di luogo, non c'entra niente con il pronome personale. Esserci, di cui un filosofo ha fatto il centro della sua indagine filosofica, l'esserci, era uno infatti molto filomito, oltre che filosofo, è essere qui, in questo spazio. Una volta configura invece il tempo. Quale tempo? Un tempo fuori dal tempo, perché le fiabe attraversano il tempo. Non hanno bisogno di definirlo, ma ti dicono che c'è uno spazio e c'è un tempo. Nella prima frase c'era una volta, ci volta, una volta. Che fa risuonare subito chi l'ascolta, il bambino che l'ascolta, il bambino in noi che l'ascolta. Perché? Perché la traduciamo subito in c'era una volta, questa. Cioè lo spazio e il tempo del mio essere si è dato una volta sola nella storia e non ci sarà mai più. Vedete come la fiaba comincia a dire l'indicibile? Ma dice, ma io questo non ci avevo mai pensato. Ma non è che ci devi pensare, accade. Quando uno dice c'era una volta, cioè la lingua è ciò che fa cadere la realtà, ve l'ho detto all'inizio. Non nomina la realtà perché la descrive, la nomina per farla essere. E poi il verbo è all'imperfetto. Ci avete mai riflettuto che le storie nel nostro sistema indoeuropeo, io non so nelle altre lingue, nelle altre tradizioni, usa l'imperfetto? Ci avete mai fatto caso? Perché? Un figlio di re mangiava a tavola. Perché l'imperfetto? Un figlio di re mangia a tavola, un figlio di re mangiò a tavola. Perché mangiava? Perché l'imperfetto è quel tempo che ha, come dice la stessa parola, un compito molto chiaro, portare a compimento un'azione. Imperfetto non vuol dire che ha dei difetti, subito noi lo traduciamo così perché la narrazione dominante sulla parola imperfetto oggi è hai dei difetti. Imperfetto è un invito a vivere di più. L'imperfetto è a che compimento è chiamata questa azione? Cioè io se mi sento dire da qualcuno oh, ma sei imperfetto, sei imperfetta, lo ritengo un complimento. Quando lo dico a qualcuno invece si offende. Qualcuno in particolare. Ah, ma tu, vabbè. Imperfetto. Infatti i latini avevano il perfetto. Che cos'era? Non era il tempo così che faceva la sfilata nella sua perfezione. Era l'azione compiuta, che noi poi traduciamo col passato remoto, perché rimane nel passato remoto quell'idea che la cosa è avvenuta. Qua, io sono siciliano, noi siamo ossessionati dai passati remoti per questo. Perché l'azione è compiuta. Tu stai guardando una partita di calcio, il Milan segna e dice all'altro segnò. Quelli che sono terroni qua dentro lo sanno. Ma non è una sgrammaticatura, vuol dire che l'azione si è compiuta definitivamente. Il perfetto indica questo, l'azione ha avuto un suo compimento. Ok, quindi, perché si usa l'imperfetto? Perché le fiabe raccontano storie di azioni chiamate al compimento. Pensate che sono stati fatti degli studi su un tempo che è sparito nella nostra sistema indoeuropeo, si è conservato nell'indiano antico, nel sanscrito, cioè nei Veda, che si chiamava ingiuntivo, che era il tempo che si usava per raccontare le storie. Ed era un modo tempo che aveva una funzione di dare degli ordini e di raccontare. Interessante. Le storie nascono da cose che devi fare. C'è sempre dietro le cose una parola, ricordatevelo che le cose non sono mai solo cose, sono sempre parole dietro le cose. E allora la filologia, che è quella che stiamo facendo, che è amore della parola, è questo. È vivere in un mondo di continua meraviglia, e questo è un allenamento straordinario. Tagliando la ricotta, questo figlio di re, ci avete fatto caso che è un figlio di re? Nelle storie si parla spessissimo di re e figli di re.
Dobbiamo tenere presente che il linguaggio che si utilizza è quello del mondo che ha partorito queste storie, che è un mondo contadino, che è un mondo che poi è stato risignificato nel Medioevo, e quindi questo è il materiale attraverso cui io racconto queste storie. Ma perché scelgo proprio i re e i figli di re? O le principesse e le regine, al di là poi di tutte le stupide polemiche su queste cose che ci lasciamo alle spalle? Perché? Perché se è vero che le fiabe sono vere, la narrazione ci sta dicendo: tu sei figlio di re, tu sei regina, solo che non te lo ricordi. Provate a dirlo al vostro fidanzato, alla vostra fidanzata, al vostro marito, a vostra moglie ogni giorno: ma guarda che sei una regina, guarda che sei un re. Vi chiederà se state male, ma state dicendo la verità. Perché ve l'ho detto, lupus in fabula, rex in fabula, regina in fabula. Se lo dici, lo fai accadere, lo trasformi in destino. Dice: ah, chissà come mai questo mio alunno ha così poca autostima. Oh, ma forse perché nessuno gli ha detto mai che è un re o una regina. Che non vuol dire mettere nella testa idee strane su come ti devi vestire, queste cose qui, che lasciano veramente il tempo che trovano. Qui stiamo parlando dello spirito. I re e le regine si configurano per il fatto che hanno potere sulla vita. Tu sei re, tu sei regina, significa che tu hai potere sulla tua vita, scegli tu. Sei signore. Caspita, ricordarselo ogni tanto ci fa bene. Tagliando la ricotta si ferì un dito e una goccia di sangue andò sulla ricotta. Già solo questo io potrei farci un seminario di 15 lezioni. No, devo veramente finire. Vi rendete conto che qui c'è spiegato in maniera molto chiara la chiamata alla vita? Cioè questo è a casa, a tavola. Si configura un mondo chiuso, circolare, in cui lui è a casa con la madre. Non c'è il padre. Ci avete fatto caso? I padri in questa storia, il padre, il re, non compare mai, mai. C'è solo questo castello in cui lui mangia, tranquillo, comodo, a tavola. Cioè una vita che ancora è in quella simbiosi, preparto, infantile, infans, vuol dire colui che non forfaris, che ancora non ha un destino. L'infante è colui che non parla, ma si usa sempre quella radice, fra le tante che si potevano usare, quella che indica non ho ancora un destino. Il fante, che poi noi abbiamo tradotto come militare, non è altro che uno che può andare alla guerra. Perché? Perché sa dire chi è. Non c'entra niente la guerra. Fa la guerra solo chi non sa chi è. Perché il potere è esattamente la maniera stupida in cui, di fronte a quell'abisso, l'uomo cerca di essere qualcuno. Siccome non so come stare in piedi sull'abisso, me lo procuro con il potere, perché il potere dà l'ebbrezza dell'essere fondati sulla roccia. Salvo poi che una volta raggiunto, il problema rimane, cioè domani muori. Quindi non sei re, non hai acquisito alcun vero potere. Se è un figlio di re all'inizio della fiaba, vuol dire che lui è chiamato a diventare re, che l'imperfetto è la perfezione di diventare re. E quando in questa fiaba diventerà re? Non ci viene detto, la fiaba si conclude con lui che si sposa. Allora sì che potrà diventare re. E che vuol dire che si sposa? Che finalmente ha imparato ad amare. Lui può prendere lei a palazzo, non quando se la va a prendere con la carrozza, come suo possesso, ma quando? Quando le fa raccontare la sua storia, cioè anche lui, se ci avete fatto caso, le chiede: da dove vieni? Da quale mondo vieni? Che la melagrana è questo. Nei commenti biblici i rabbini dicevano che l'albero della vita nell'Eden era un albero di melagrane. E questo vecchio,
che regala 3 melagrane a questo che si è messo in moto, che cosa volete che sia se non la vita che ti viene incontro nella misura in cui le vai incontro? E solo alla terza, dopo averne fatte morire 2, cominci a capire qualche cosa. Ma l'avete notato tutto il ritmo ternario che c'è in questa storia? 2 ragazze muoiono e alla terza si salva. 3 metamorfosi, la colomba, la melagrana e poi di nuovo ragazza. 2 uccisioni, alla terza sopravvive. È tutto così, perché il 3 indica compimento. È un simbolo potentissimo della chiamata al compimento. Hegel ci ha fatto un sistema su questo, tesi, antitesi e sintesi, no? Aveva letto, da buon filosofo, tante storie e vedeva il mondo come una storia, come sono raccontate le fiabe. Guardate, le fiabe sono estremamente semplici, semplici. Già io facendo questa operazione di spiegarla, la sto rovinando. La parola spiegare viene da explicare, cioè togliere le pieghe. La parola semplice c'ha dentro quella cosa, plica, semplice. Cioè plica, explicare, piega, togliere la piega, in semplice, perché sta là dentro? Perché semplice, quella radice sem, in indoopereo, vuol dire uno solo. Cioè le cose semplici sono quelle che sono a una piega dalla realtà. A una piega dalla realtà c'è la verità e nessuno di noi ha accesso a questo. Siamo sapiens proprio perché non abbiamo accesso a questo. Non riusciamo a esaurire il mistero dell'essere e cominciamo quindi a filosofare, a filomiteggiare. Semplice è tutto ciò che ci mette a una piega dalla realtà. Quindi quello che posso fare è leggerla e rileggerla. Italo Calvino lo dice, alla fine lui lo dice in pochissime parole, ma lui è Calvino, io sono uno qualunque. Dice, alla fine l'atto morale più grande della fiaba non è il suo contenuto che noi spieghiamo come atto esterno alla fiaba, ma è il raccontarla e ascoltarla. Cioè io per essere serio dovevo fare questo incontro facendo che cosa? Leggendovela, finire, e rileggerla, e rileggerla, e rileggerla. Io non l'avevo mai letta come l'ho letta oggi, io non avevo mai fatto le pause che ho fatto oggi. Mentre la leggevo ho capito quel passaggio. Ma non è che l'ho capito per ragioni così di riflessione, è accaduto, perché nel dire le parole le cose accadono e non torno più indietro da quello che ho capito oggi. Che solo quando chiedi a una persona da dove viene e che storia ha da raccontare, quella persona può diventare finalmente se stessa. Infatti lei può diventare la sposa di lui, perché qualcuno gli ha chiesto prima la vecchina, da dove vieni, raccontami la tua storia, e poi lui, da dove vieni, raccontami la tua storia. E la terza volta, riracconta la tua storia di fronte alla saracina. Interessante. A quel punto la saracina può morire. E perché può morire? Qui vi agitate, lo so, perché mi volete dire che devo finire. Io faccio così, a un certo punto interrompo, suona la campanella e andiamo tutti via. E perché la saracina può morire? Perché muore ciò che non ha più ragione di essere. Attenzione, quella gabbia di pece. Ci avete pensato che il figlio del re dice non sono io che ti punisco, scegli tu la punizione. Cioè è lei che esce di scena. Perché? Perché ci è stato raccontato prima al maschile, non arrivo in tempo con l'acqua, poi al femminile, ti uccido perché voglio la tua bellezza. Ci sarebbe un lavoro da fare su questo, sul tema dell'invidia, sul tema... Comunque, sul fatto che questo ragazzo non arriva in tempo a dare l'acqua, che è dare la vita... E le prime 2 le lascia morire perché lui vive quel rapporto come possesso. La melagrana è sua. Avete presente quando Adamo, nel racconto di Genesi, vede Eva, cosa fa? È carne della mia carne. Cioè, ha già cominciato a sbagliare. Non la riconosce come altro da sé. La riconosce come altro per sé. Perché? Perché avere potere... non ti fa sentire il dolore della solitudine. Perché Dio crea la donna, dice il testo. Perché Adamo si sentiva solo e Adam lì non è il maschio. È l'umanità sola che non sa entrare in relazione.
E l'umanità, quando è sola, vuole potere perché ha paura della morte. E che cosa fa lui come prima cosa? Finalmente ho qualcuno di cui nutrirmi. E infatti lei poi cosa fa? Nutriamoci. Interessante. È tutta una corsa al possesso quella dell'uomo, che ha paura di non essere. È una corsa al potere. Questa storia è una meravigliosa narrazione della liberazione dal potere per raggiungere il vero potere, quello che dà la vita. Lui all'inizio non riesce, gli è stato detto stai vicino alla fontana e non fa in tempo. Che vuol dire che non fa in tempo? Che non dà il suo tempo. Non sa amare, e amare è dare tempo, perché noi siamo tempo fatto carne. I due saranno una sola carne, che vuol dire? Chiunque ami un'altra persona lo sa quanto questo si senta nella carne. Che i due saranno una sola carne non è una passeggiata, è una faticaccia. Perché l'amore cresce nella misura in cui io mi rendo conto che l'altro non è mai disponibile alla mia proprietà. E lui lo impara, e infatti la perde. La perde. All'inizio la perde. E chi arriva? La brutta Saracina, che poi nel sentire raccontare questa storia si autocondanna. Cioè ci siamo liberati di tutte quelle storie false, di tutti quel desiderio di proprietà che facevano pensare di poter amare. E come è iniziato tutto questo? Nella prima riga, in cui era già tutto chiaro, lui è nella simbiosi con la madre, mangia il formaggio, il latte è questo ricevere tutto dalla vita, la ricotta è questo. E com'è che entra, inizia il movimento della storia? Con tre gocce di sangue che cadono sulla ricotta, cioè lui si taglia, qualche cosa si infrange nel meccanismo totale del grembo materno. Cioè sei chiamato a nascere. E lui vede questa cosa e dice mamma vorrei una donna bianca come il latte e rossa come il sangue. Cosa risponde la mamma? Chi è bianca non è rossa, chi è rossa non è bianca. Cioè la vita si configura come polarità in cui se tu cerchi di avere solo uno dei tuoi poli distruggi la vita. Fateci caso che lei diventa tutta bianca come colomba, diventa tutta rossa come melagrana e alla fine è bianca e rossa. Cioè la vita si configura come polarità tra il ricevere vita, il latte, bianca come il latte, e il dare la vita, il sangue, rossa come il sangue. E in questa polarità continua l'uomo diventa uomo, si umanizza. E quando si schiaccia troppo su uno dei due poli, si sta allontanando dalla vita, perché la vita è l'equilibrio di polarità. Il bianco e il rosso. Interessante, il latte e il sangue, ricevere e dare vita in un circolo virtuoso che solo quando viene messo in movimento rende possibile la vita sua e di lei. Platone diceva che non si dà eros, cioè eroe, con la eta, se non si dà eros, cioè eros, con la epsilon. Lui si inventa questa etimologia, non c'è eroe senza erotismo. Oggi subito pensiamo alla parola eros come quattro salti in padella o altrove, e invece lui aveva molto chiaro, che la chiamata a esistere, a umanizzarsi, a diventare, è una chiamata erotica. E ritorniamo a quel discorso. La chiamata erotica viene in uno spaesamento di questo ragazzo che si taglia il dito, cioè si è infranto quella superficie intatta e omogenea della vita in cui tutto è dato ma ci si annoia mortalmente. Ma lo capite che ci dobbiamo fare male per meravigliarci? Cioè deve uscire il sangue. E noi oggi non vogliamo soffrire per niente. E infatti lui poi si mette in cammino e ci fermiamo sul cammino. Il figlio si mise in cammino, cammina, cammina, incontrò una donna, cammina, cammina. L'inizio del movimento in questa storia viene dall'avere nutrito lo spirito, che è diventato spirito di iniziativa. Cioè è un'iniziazione questa storia, è un'iniziazione a cosa? Al sapere amare. Questo sapere amare che si trasforma costantemente in potere, quindi distrugge l'altro. Tutte queste metamorfosi della donna stanno lì. Certo, siamo in una struttura di narrazione in cui è la donna a pagarla. E su questo ci sarebbe da aprire un mondo in questa narrazione. Ma io non ho più il tempo di farlo.
Anche perché, appunto, come avete visto, si sposano e vissero felici e contenti. L'ultima parola che vi vorrei dire è su questo. Perché le fiabe finiscono con vissero felici e contenti o con quello che si chiama lieto fine? Non si chiama lieto fine perché le storie finiscono bene. Si chiama lieto fine per quello che è successo. Vissero felici e contenti è un perfetto, è un passato remoto. Cioè, l'imperfetto dell'inizio della narrazione si è compiuto. Vissero felici e contenti non riguarda quello che successe dopo, riguarda quello che è successo durante la narrazione. Quello che succede dopo sei tu. Se hai capito che per vivere felice e contento bisogna fare questo viaggio dall'imperfetto al perfetto, cioè avere preso sul serio la chiamata alla vita, che è una chiamata erotica, che diventa quindi eroica, che spinge all'azione ed è fatta di cadute e metamorfosi. Cioè, cosa ci dice questa fiaba? Che per vivere, per umanizzarti, per diventare re, devi imparare ad amare. E non lo sai fare. E nel farlo devi soffrire come un cane. Lui e lei. Lui un po' di meno, lei un po' di più. Non è una condanna. Dico che la storia è raccontata così, per ragioni storiche, contingenti, che potremmo analizzare. Ma capite, vissero felici e non vissero per niente felici e contenti. Nelle storie in cui lui conquista lei, la libera dal drago, cioè, l'indomani mattina si svegliano insieme e lei è di quelle intrattabili fino a che non beve il caffè. A lui puzza l'alito. Quindi mi dite, cioè, hanno vissuto felici e contenti perché fino a quel momento non sono stati nella stessa stanza. Ma la fiaba che cosa ti ha raccontato? Che devi mettere in movimento il quotidiano con lo stesso eros con cui l'hai dovuto conquistare. Vissero felici e contenti, riguarda come la fiaba è stata raccontata. E adesso tocca a te. Proust lo dice, la lettura non va mai scambiata con la vita spirituale, perché è un'iniziazione alla vita spirituale. Lì dove l'autore finisce, il lettore deve cominciare. Se voi dopo aver letto un libro non sentite la voglia di uscire di casa e guardare le persone in faccia, o un giardino o un albero, avete sprecato una lettura. E questo è il guaio della lettura solipsistica, individualistica, consumistica. La lettura di massa funziona così. Io leggo e non cambia niente. Invece la lettura è iniziazione. Lì dove l'autore finisce, tu cominci. Leopardi, nello Zibaldone, dice: un pezzo di vera poesia, in prosa o in versi che sia, genio, ti ha già detto che la poesia non è questione di versi o di andare a capo o non andare a capo. Un pezzo di vera poesia, cioè essere entrati in contatto con l'essere che cerca di dirsi, perché la poesia, poieo, greco, vuol dire questo, riuscire a fare la cosa che non si vede. Un pezzo di vera poesia, in versi o in prosa che sia, aggiunge alla vita, aggiunge alla breve trama della nostra vita un filo. Interessante. Cioè c'è un aumento di essere perché siamo stati in contatto con l'essere attraverso la meraviglia, ma quella meraviglia ti chiama e diventa azione. Lo stesso Leopardi nello Zibaldone. Ho letto tantissimi libri, nessuno di essi ha messo in me qualche cosa che già non fosse dentro di me, semplicemente ha accelerato il processo di maturazione di ciò che era già dentro di me. Genio. Questo contro tutte le idolatrie, lui che si era ingobbito per leggere quei libri, no? Dice, Leopardi ha passato la vita a lei. Ma perché ha passato la vita sui libri? Per accelerare il processo di umanizzazione in se stesso. Allora, volete aggiungere un filo alla breve trama della vostra vita? Lui avrebbe detto, ove tende questo vagar mio breve? Leggete, ma leggete così, facendovi cambiare da quello che leggete. Vi dovete tagliare un dito, deve uscire del sangue da quella vita tranquilla e noiosa in cui si sta lì a casa con la mamma. E invece ci si mette in cammino. E come dice un professore di filosofia di questa università, la vita ti viene incontro nella misura in cui le vai incontro. E se lui incontra la donna e la donna gli chiede, ma tu dove vai? Lui dice, lo dico a te. Perché?
perché lui ha un problema con il femminile, è uscito di casa proprio perché non sa cos'è l'eros. E si fida di più del vecchierello, che gli dona le tre melagrane. Però gli dice, vai vicino alla fontana. E di lui si fida, dice, perché tu sicuramente ne sai più di me. Quante cose su questo. Quanta proprio racconto semplice, cioè ha una piega dalla realtà di com'è fatta la vita. E allora, per passare negli ultimi 5 minuti alle vostre domande, l'ho detto che sono logorroico, mio difetto. Volevo leggervi quello che Calvino dice a proposito di tutto questo. Vediamo se lo trovo. Non è questo. Ecco. Chissà quanto è raro nella poesia popolare e non popolare costruire un sogno senza rifugiarsi nell'evasione. Io vi ho detto tutto il contrario oggi, appunto. Guai quando pensiamo alla letteratura come evasione. La letteratura non serve, la lettura non serve a passare il tempo. Per passare il tempo ci sono cose molto più divertenti, andare a Luna Park, guardare una serie televisiva, ma serve a salvare il tempo, cioè ad aggiungere un filo alla breve trama della vita, cioè un aumento di essere. E infatti lui dice, chissà, quanto è raro nella poesia popolare costruire un sogno senza rifugiarsi nell'evasione, apprezzerà queste punte estreme, si sta riferendo alle fiabe, di un'autocoscienza che non rifiuta l'invenzione di un destino, questa forza di realtà che interamente esplode in fantasia. Miglior lezione poetica e morale le fiabe non potrebbero darci. Buona lettura. Grazie. Grazie, grazie. 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 Mi ha sempre affascinato che l'uomo, nella sua evoluzione, abbia deciso di applaudire. Cioè, guardatevi dall'esterno per un attimo. Siete un marziano che non ha mai visto gli uomini e vedete delle scimmie che fanno così. Non so se rendo. Ed è bellissimo perché vuol dire che in questo gesto c'è qualche cosa in cui lo spirito prende iniziativa. Cioè, ho ascoltato qualche cosa che devo liberare in un'azione. L'azione la devo fare con le due mani ed è applaudire. Quindi non state applaudendo me, state applaudendo voi stessi perché qualche cosa si è liberato. Tenetegli fede a questo applauso, perché, ripeto, non è per me, è il vostro spirito che ha già avuto la sua prima iniziativa. Domande? Domande. Iniziamo con le domande dei membri della scuola, sì, di lettura, che li vedete sono con la magliettina che riporta una frase di Marion Wolf sulla lettura. Ciò che leggiamo, come leggiamo e perché leggiamo cambia il modo in cui pensiamo. E la prima a farti una domanda, Alessandra, e Marta Carnelli. Allora, innanzitutto volevamo ringraziarti. Dov'è? Ecco. Come ti chiami? Marta. Marta. A nome di tutti i ragazzi, penso, perché è stato un bel processo anche solamente pensare a questa storia e dover porti delle domande. E la prima che era venuta a me era, siccome è molto ricorrente in questo racconto, bianca come il latte, rossa come il sangue, se c'è stata un'analogia con questa fiaba di Calvino e il tuo di racconto, qual è stata? E soprattutto se è stata una cosa improvvisa, cioè un barlume, oppure un processo maturato piano piano. Grazie. Grazie a te, Marta.
Allora, devo essere schematico perché mi sono mangiato tutto il vostro tempo e di questo vi chiedo scusa. Come dicevo prima, nel fare analisi emerge nelle immagini e nelle figure della fiaba che abbiamo amato di più il nostro destino. Quando scrivi, fai esattamente lo stesso lavoro, di portare a parola l'indicibile. Cioè, io dico scrivo per sapere come va a finire, nel senso che non lo so, scrivo per saperlo. E dove va a finire? Come va a finire? Va a finire come la storia mi dirà. Cioè, la logica di una storia è interna alla storia stessa, è interna al raccontare. Io stavo scrivendo questa storia e mi sono reso conto che il sistema di immagini che si creava nel raccontarla, l'ossessione del protagonista per i colori, questo bipolarismo tra rosso e bianco, tra latte e sangue, questa sua uscita fuori, questo suo innamorarsi di una ragazza dai capelli rossi, era il sistema di immagini di quella fiaba che quando io avevo 11 anni, il mio professore di lettere delle medie ci fece leggere, il mitico Aldo Viola. E che ringrazio per questo, e non finisco mai di ringraziarlo, siamo rimasti amici, perché lui, appunto, il primo anno ci fece leggere un bel po' delle fiabe italiane di Italo Calvino. E quella lì mi colpì profondamente. Anzi, devo dire mi ha colpito, perché mi colpì vuol dire che ha finito il suo effetto, invece mi ha colpito indica una continuità. E questi sono gli eccessi del passato remoto siculo. E perché? Non lo so perché. Cioè, se io sapessi rispondere a questa domanda, avrei già portato a consapevolezza una cosa che mi accompagnerà tutta la vita e che mi sarà chiara solo sui titoli di coda. Ma sicuramente quello che ho scoperto nello scrivere quella storia è che quel sistema di immagini era il più funzionale per dire a me stesso delle cose che non riuscivo a dirmi, cioè che come il protagonista di quella storia, a me era successa una cosa analoga, di perdere qualcuno a causa di un tumore, così come succede al protagonista, e di avere inscatolato quella cosa, non come meraviglia, cioè come qualche cosa sì che ti meraviglia, ma che ti blocca, che ti chiude, di cui non vuoi più sapere niente e che chiude la domanda. Quella fiaba riapre il problema perché tematizza sin dall'inizio che cosa? Che tu ti tagli. Ed è proprio in quel taglio che comincia la ricerca. Cioè, se tu tieni vivo il taglio, potrai avere una donna bianca come il latte, rossa come il sangue, cioè avere i due poli della realtà che sono poi i poli dell'amore. In questo circolo virtuoso fra ricevere e dare, che sono il latte e il sangue, il bianco e il rosso. E quindi tutto è nato così. E mi è venuto incontro anche per il fatto che quel libro nasce dall'aver visto, io ho fatto una supplenza di un'ora in una classe, ed era alle mie prime armi, e quando tu devi affrontare una classe di quindicenne e hai solo un'ora, sei un essere votato al sacrificio. Cioè la psicologia più fragile dell'umanità nei manuali di psicologia vai a cercare è capitolo supplente, cioè un capitolo per lui. Perché? Perché non ha nessun potere, a proposito di potere, ed è in balia, soprattutto se è giovane, dei ragazzi. Quindi io, di fronte a quella porta, ho detto perché non ho fatto il dentista come mio padre, che ha il totale controllo dell'altro. Hai proprio il potere. E entro e la cosa che mi viene in mente di fare è partire con una domanda. Sapete perché faccio questo mestiere? E cala il silenzio. E ho detto, perché mi diverto? E lì si sono scatenati. Vabbè, non è vero. E tra loro c'era un ragazzo che giocava a fare lo splendido. Sapete che in ogni classe in cui entra il supplente c'è un maschio dominante che fa il gallo, no? E quindi si mette la maschera e comincia a fare le battute, a prendere i giri, prof che squadra tifa, tutte queste cose qua. Vabbè. A un certo punto chiedo loro, visto che io ho deciso di fare l'insegnante per delle cose che mi erano capitate quando avevo la vostra età, c'è qualche cosa che vi è già capitato che in qualche maniera è quella cosa che dice un destino? Cioè, che non sono mai le cose in se stesse, ma c'è una parola dietro quella cosa? Lui stesso, Marta, prende la parola e
Io vedo in pochi secondi il volto di uno che aveva la maschera trasformarsi nell'uomo che sarebbe stato, ti assicuro, perché gli adolescenti sono così, sono configurazioni di mondi possibili. E nella misura in cui raccontano la storia giusta, si tolgono la maschera e vedi la storia che racconteranno, la storia che sono venuti a raccontare, poi dovranno scegliere se farlo. Lui dice, l'anno scorso una nostra compagna è morta a causa di un tumore in meno di un anno, ma non siamo stati noi ad accompagnare lei, ma lei ad accompagnare noi. Allora, il volto che muta è quel taglio, il sangue sulla ricotta, in un attimo. E quella frase, il cui contenuto è misterioso, se ci pensi, come fa un quindicenne che fino a prima ha parlato solo di stupidaggini e ha fatto lo stupido, a dire una frase del genere. Non lo sa neanche lui, è abitato dalla parola, perché quella parola è il suo destino. Noi ci illudiamo che le parole nominino il mondo, le parole nominano noi. Ci danno un nome, la prima cosa che Dio affida ad Adamo è dare i nomi alle cose. Ma che vuol dire questo? Che lui entra in relazione profonda con quelle cose e le fa essere. Cioè l'uomo è creatore, tanto quanto il creatore che l'ha creato. E crea dando senso alle cose, e dare senso alle cose è dare i nomi. Quando a scuola ci sono insegnanti che non ricordano i nomi dei propri alunni, li hanno appena ammazzati. Ma è chiaro, è evidente. In una classe di elementari stavano facendo un compito in cui dovevano rispondere alla domanda che cos'è per te l'amore? E i bambini di prima elementare sono meravigliosi, non è che hanno un concetto così astratto, un'astrazione di amore. Per cui uno ha detto, quando papà torna da lavoro e tutto sudato e la mamma gli dice sei bello come Al Pacino. E quando siamo a tavola e la mamma dà al papà il pezzo di pollo più grande, cose così. Poi non si capisce sempre perché sono le mamme le uniche che sanno amare in questi racconti, i papà non pervenuti, sempre soggetti passivi. E a un certo punto una bambina dice amore è come mia madre dice il mio nome, perché come lo dice lei, non lo dice nessuno ed è al sicuro. Questa è la definizione più completa di amore che io abbia mai ascoltato nella mia vita e letto anche in una pagina di filo. Non ho mai trovato una definizione così precisa. Per questo i bambini amano le fiabe, non i racconti consolatori, senza i morti, senza no, quelle che girano oggi, sono terribili, che servono a dare informazioni o a consolare. I bambini non vogliono né informazioni né essere consolati, vogliono sapere in anticipo come si muore, che è quello che vogliamo sapere tutti. L'altro giorno mia nipote, 4 anni, ha chiesto a mia sorella, mamma, devo chiedere a Gesù un'idea per non morire. Mi è piaciuto, uno perché aveva capito che l'interlocutore era valido e due perché appunto dice ma vediamo, cioè, lui che c'è lì da qualche, che c'è sempre, un'idea ce l'avrà buona. Cioè stava chiedendo la resurrezione. L'importante è la domanda. Poi la risposta arriva se la domanda è formulata bene. Quindi, perché ti dicevo questo? Per il discorso del nome, il dare i nomi. Ecco, quindi diciamo che quella storia è riemersa come sistema di immagini e di narrazioni a contatto con una cosa che io non riuscivo a narrare. Quindi mi ha dato la possibilità di avere un sistema che rendesse dicibile l'indicibile. Ma l'ho capito mentre scrivevo. A te. Buonasera. Ok, allora. Tu sei? Chiara. Clara. Chiara. Chiara. Sì. Ok, allora, la mia domanda è nata da una riflessione, ovvero mentre leggevo il testo pensavo comunque al coraggio della madre di lasciare il figlio comunque che cercasse. Cioè lei ha dato un'idea, quella che era la sua, però ha detto ok, però tu mettiti in una ricerca. E comunque l'ha lasciato andare, mettersi in gioco anche con quello che è stato il rischio poi di ferirsi, di non rimanere immune a questo dolore. E quindi quello che io volevo chiedere, no, è se noi, che sia il genitore, che sia anche il figlio, siamo portati, no, ad avere questa paura di veramente metterci in gioco e di vivere appieno questa vita che è anche chiamata al dolore. E secondo lei da cosa deriva questa paura di amare, di lasciare anche che l'altro riceva da parte nostra sia il latte ma anche che il sangue. Questo. Grazie.
Come vedete, le fiabe sono vere. Io quando ho letto le vostre domande mi sono spaventato. Cioè, manco vi avessi dato, non lo so, essere tempo di Heidegger o l'Odissea. No, era una fiaba di due paginette. Ai ai ai. Allora, vediamo come si può dire in poche parole, non lo so come si può dire. Il Sapiens, lo dicevamo prima, si è salvato perché è trasgressivo. Io oggi vedo pochissima trasgressione, cioè capacità di andare trans, oltre. Cioè si agisce la trasgressione come maschera, ma non è mai un'uscita vera da se stessi, è proprio invece la ripetizione del luogo in cui sto, che è il luogo in cui io sono mortale. Cioè faccio delle cose che in realtà non mi liberano, non mi mettono veramente in pericolo, ma sono come gesto trasgressivo, ma come effetto assolutamente conformistico. Cioè non do la vita, me la prendo. Perché? Perché l'uomo si configura come essere di bisogni. Cioè, questo non ce lo possiamo nascondere. Noi trasformiamo il mondo in una cosa che ci serve per vivere. E quindi come fai tu a vivere? Consumi. Non c'è niente di male. Vedi una cosa da mangiare, la consumi, quella cosa non c'è più. L'hai fatta tua, è diventata tua, hai avuto potere su quella cosa, hai soddisfazione e vai avanti. E questo noi lo facciamo con tutto, con il creato e con le creature. Cioè ci illudiamo all'inizio di esserci innamorati di Beatrice, ma in realtà non è vero. Semplicemente tu hai bisogno di essere rassicurato che non finirai nel nulla e finalmente c'è qualcuno che ti rassicura dicendoti ti amo. Cioè tu usi l'altro. La prima fase dell'amore è sempre narcisistica, ma non c'è niente di male in questo, perché siamo esseri di bisogni. Ma c'è una cosa che supera questo, che è quello che veramente rende l'uomo trasgressivo, che è il desiderio. Il desiderio, come lo definisce uno psicanalista che si chiama Lacan, è niente di nominabile. Cioè, è una spinta alla vita che non si concretizza mai in qualcosa della vita. Adamo ed Eva cadono, poi non cadono da nessuna parte perché si arrampicano, sta cosa della caduta, nessuno è caduto. E Adamo ed Eva, che cosa vogliono fare? Questo, trasformare il desiderio in bisogno. Se io mangio, io consumo. Cioè io voglio avere potere assoluto sulla realtà, non riceverla come relazione. Per riceverla come relazione, io che devo fare? Devo tenere la ferita aperta, cioè che qualche cosa mi manca. Se il desiderio è niente di nominabile, vuol dire che io ho una tensione all'assoluto, all'infinito, che niente su questa terra può soddisfare. Cosa facciamo noi coerenti con essere una macchina di bisogni? Lo trasformiamo in bisogno, questo desiderio, che è quello che, a cui ci educa e ci addestra la pubblicità. Tu compri e sarai felice. Cioè una continua trasformazione dell'oggetto in che cosa? In quel qualcosa che soddisferà quell'assoluto di cui hai bisogno. Infatti che cosa si fa per farti comprare una cosa? La si erotizza. Cioè per farti comprare tu maschio una macchina ti metto, almeno fino a un po' di tempo fa, un corpo di donna. Cioè se tu compri quella macchina tu ottieni quello che la storia ci ha raccontato. E si sposarono. Non so se rendo. Ma te lo sta tematizzando nella linea del possesso, della proprietà, che è quello da cui la fiaba ci avrebbe dovuto far guarire, almeno quello che succede in questa fiaba. Quindi che succede? Che persino le madri possono vivere i figli con questa prospettiva di proprietà e così li ammazzano. I padri, quando caricano i figli di aspettative, cioè si fanno proprietari dei figli. Un insegnante che manipola gli alunni, che li seduce. Mi viene in mente Don Pino Puglisi, che è stato il professore di religione del mio liceo, che è morto quando io ho iniziato il quarto anno. E quando il suo assassino si è costituito, gli hanno chiesto «Ma perché l'avete ucciso?» L'anno prima erano stati uccisi Falcone e Borsellino, e una ragione te la fai. Magistrati con una forza di cambiare la realtà con i mezzi che avevano, ma lui, parroco di Brancaccio. La risposta sai qual è stata? Perché si portava i picciriddi quiddu, cioè portava i bambini con lui
E perché questo è pericoloso quanto Falcone e Borsellino? Perché tu restituisci un uomo a se stesso, gli racconti una storia diversa da quella della strada, si configura il suo eroismo non come diventare picciotto mafioso, ma come diventare un'altra persona, un creatore, non un distruttore di vita, e questo è il motivo per cui il suo assassino si converte. Cambia vita e si costituisce, perché vede come Don Pino muore. E io ho scritto ciò che è inferno non è per questo, perché mi interrogavo se quello fosse una invenzione, un santino, o se invece ci fosse una realtà. A me quello interessava. Un'unica cosa mi interessa nei libri che scrivo: come si fa a non morire? Come si fa a non morire? L'abisso. Tutti i miei libri ruotano attorno a questo. Ci giro intorno, ne leggete uno, li avete letti tutti. Comprateli, lo stesso, ne leggete uno. E allora, questo punto, riattivare il desiderio. Perché mi è venuto in mente Don Pino per associazioni libere? Perché lui porta questi ragazzini a vedere la notte lì di San Lorenzo, le stelle, un bambino dice: «Mi, Don Pino, ci sono le stelle!» E Don Pino risponde: «Sì, ma ci sono anche a Brancaccio!» E il bambino lo guarda e fa: «Sì, vabbè!» E desiderio, lo sai benissimo, c'ha dentro la parola stelle, no? È la mancanza de sidera delle stelle. Quando tu non hai le stelle sei un disastro, cioè manca la stella. E come lo restituisce a se stesso? Facendogli sentire il dolore di un'assenza, il suo desiderio. E siccome questa cosa ci abita, a prescindere da chi siamo e da chi diventiamo, se liberiamo questo principio che è lo spirito di iniziativa, si chiama desiderio, è questa cosa qui, che per me è Dio in noi. Io sorrido quando la gente mi dice che Dio è il fine dei tuoi desideri, ma manco per niente, in questo aveva ragione Feuerbach, cioè se un cavallo volesse fare un Dio avrebbe la forma di cavallo, cioè c'ha ragione, riprendendo la famosa frase del saggio greco. Ma Dio non è il fine dei desideri, Dio è l'inizio, è l'origine, è ciò che ti rende inquieto, è ciò che ti porta a trasgredire, cioè tu senti la ferita e dici: niente su questa terra risolve questa ferita, allora mi metto in cammino. E questo ragazzo si libera da questa prigione e comincia a cercare, ma lui stesso deve fare questo lavoro su di sé. La madre lo deve lasciare andare: figlio mio, chi è bianca non è rossa, chi è rossa non è bianca, mette il sospetto, ma dice: ma cerca pure se la trovi. E poi lui si ritrova a fare la stessa cosa, e la ragazza si ritrova a fare la stessa cosa, e la saracina si ritrova a fare la stessa cosa. Non so se... no? E così diventa re. Non so se ti ho risposto, ci ho provato. Ditemi voi quando è troppo, non lo so, io... No, io non ho problemi, chi deve andare in bagno vada in bagno, come a scuola, no? Andate, non c'è problema. Sì, chi deve andare a casa vada a casa. Io starei qui a oltranza, non è che... A chi tocca? Tu sei? Lorenza. Lorenza. Allora, vabbè, in parte ha già risposto alla domanda, okay. Però... mentre io leggevo la fiaba dicevo: ma come è possibile che lui non si è accorto che appunto la ragazza era diversa? Cioè, io non mi capacitavo, mentre andavo avanti, del fatto che lui non si fosse accorto che era totalmente diversa, che non era la ragazza di cui si era innamorato. Quindi ho detto: ok, vediamo che ne pensa lui. Bellissima domanda. Allora, mi dai l'opportunità di dire una cosa per un'altra ora che è fondamentale, che mi sono dimenticato. Che conoscere non è mai conoscere, è riconoscere. Platone ti direbbe che la conoscenza è il ricordo di un mondo che avevi dimenticato. Il nostro problema qual è? Che noi costantemente dimentichiamo di aver dimenticato. Stiamo male e non sappiamo perché. E Platone non è che era scemo nel dire: noi quando conosciamo stiamo ricordando, cioè stiamo riconoscendo. Gli viene probabilmente da una fonte ancora più originaria, che è l'Odissea. Se ci pensi, Lorenza, Ulisse ritorna da mendicante a Itaca, cioè nudo, spogliato di tutto dalla sua identità di guerriero, se la deve riconquistare per riconquistare Itaca e sua moglie. Tutti l'hanno riconosciuto tranne lei. Lui, gara dell'arco, distrugge tutti i pretendenti, è lì bellissimo nella sua identità di guerriero che ha recuperato. Va dalla moglie e la moglie dice: non sono sicura che sia tu. Dico: ma sei scema? Ma l'hai visto quello che ha fatto? Sono 20 anni che cerca di tornare, ti ha ammazzato tutti i pretendenti e non lo riconosci?
interessante questa cosa. Che vuol dire? Che c'è bisogno di altro per conoscere una persona. C'è bisogno di altro. Lui non è che non la riconosce quando è diventata la saracina, è che non l'ha mai conosciuta. Non l'ha mai vista quella ragazza. Ha visto il suo desiderio trasformato in un oggetto. Ha imparato qualcosina nell'arrivare per tempo con l'acqua, ma ancora non basta. Quando è che la riconosce? Quando la vede a messa, alla messa. Interessante, qui ci sarebbe da aprire, non sulla messa in sé, ma sul fatto che questo avviene attraverso un percorso, avviene attraverso una liturgia, attraverso un rito a cui lei partecipa come donna, non più come oggetto dei desideri. Interessante. Cioè lei per la prima volta lì è una che è stata accolta nella comunità degli uomini non come vegetale, come pezzo di natura, come melagrana, come colomba, ma come donna. Perché la vecchina è la prima che le chiede da dove vieni e qual è la tua storia, raccontamela, e la porta in società. Lui lì la riconosce. Allora non è che la prima volta si è confuso, come ha fatto a non riconoscere queste fiabe. Io ti potevo rispondere, è una fiaba, ma sarei stato superficiale, perché non avrei risposto alla domanda. Invece credo che il punto sia proprio quello. Riconoscere è conoscere per la prima volta. Ma che vuol dire riconoscere? Quando Penelope riconosce Ulisse, quando dice alle serve, vabbè, quest'ospite è qui, dobbiamo invitarlo a dormire a casa, è stanco che ha ammazzato tutti, prendete il letto che abbiamo in camera e portatelo fuori, perché mica può dormire nella mia stanza. E lui dice, cosa? Il nostro letto si può spostare? Ci hai messo le rotelle? Lui ci aveva costruito tutta la reggia attorno alla radice di olivo, no? E su cui aveva cesellato il loro letto nuziale. E allora a quel punto lei apre gli occhi e lo riconosce, lo accetta come Ulisse, e a quel punto lui diventa Ulisse. Non è la sua identità di guerriero, quella con cui sarebbe stato conosciuto al mondo, ma è quella con cui viene riconosciuto relazionalmente da sua moglie, quella con cui ha costruito Itaca, sulla radice di una pianta. Interessante. E quando vanno a letto, la prima cosa che fanno non è l'amore, come tutti ci saremmo aspettati dopo 20 anni, tutte ste fatiche, dai, no? Lui che cosa fa? Gli racconta tutta l'Odissea, ma la prima cosa che le racconta è come morirà, perché lui ha saputo in anticipo, quando è andato a evocare i morti, come sarebbe morto. Allora lì c'è un'altra cosa incredibile di che cos'è riconoscere, è che finalmente c'è qualcuno che sa come tu morirai o come farti morire e non lo usa per avere potere su di te e non se ne va. A quel punto Itaca è rifatta e possono fare l'amore su quel letto. Cioè rifondare eroticamente Itaca per sempre su che cosa? Su un riconoscimento reale questa volta. Non sarebbe bastato il riconoscimento del guerriero. Ed è esattamente quello che succede nella fiaba. Lui non è che la riconosce, lui la conosce veramente. Ed è riconosciuto da lei. Ma questa è un'altra storia. Sono tutte domande semplici, quindi io così me la gioco in 3 minuti. L'ultima, la penultima, risponderò veramente in 35 secondi. Cronometrati. Chi sei? Ciao, sono Letizia. Letizia. E io leggo, perché se no non ce la faccio. Quindi. Tu leggi, sì. Dalla fiaba emerge che il sangue dà il latte come il latte dà il sangue. Il finale della fiaba ci rincuora e ci fa avere fiducia verso il viaggio, la ricerca in cui noi ci troviamo. Lei ha citato Heidegger con l'esserci, la situazione. Tuttavia, molte volte non si hanno questi finali. Molte volte la vita non mantiene la sua promessa. Il sangue resta tale ed è difficile anche a posteriori vedere lì dove c'è dolore una qualche generazione, quindi del latte. Alcuni, davanti a questa obiezione, dicono che basta guardare meglio, magari cambiare prospettiva per poterla vedere. Ma mi sembra una risposta che non rispetti e abbia poco pudore verso il dolore. Quindi, quale risposta dare quando la vita non mantiene la sua promessa? O ancora, tornando alla fiaba, cosa sarebbe successo se il figlio del re, quella domenica, non avesse praticamente per caso incontrato la donna che cercava? Grazie. Grazie a te, Letizia. Mi ripeti un attimo la seconda parte? Che cosa sarebbe successo se il figlio del re? Se il figlio del re quella domenica non avesse per caso incontrato la donna che cercava. Ok. Allora, nelle fiabe il per caso non esiste.
Cioè lui è lì e lei è lì perché la struttura del racconto funziona così, cioè la vita ti viene incontro nella misura in cui le va incontro. Per successive metamorfosi, che sono delle morti, e queste rinascite, le cose accadono. Allora, come ti rispondo dall'interno della fiaba? Che la fiaba non è consolatoria. Quante volte è dovuta morire questa ragazza? Quanto dolore c'è in questa fiaba? Cioè uno spillone infilzato nell'orecchio, uno spiedo che trafigge la colomba, abitare dentro una melagrana, insomma, tutta una serie di cose non sicuramente piacevoli. Quindi che cosa fa questa storia? Non ci nasconde che il dolore e il male nella realtà ci sono, ma hanno la struttura del nascere, non del morire. Quindi, nessuna risposta consolatoria, che come dici tu, è senza pudore, cioè tutte le volte che qualcuno ti dice servirà per un bene più grande, tu sei autorizzata a dargli un calcio nello stinco. Perché quando uno sta nel dolore, nella sofferenza, quel bene più grande proprio non c'è. Ma la fiaba cosa dice? Il punto è quanto creativamente, non come alibi, trasformi la cosa che ti capita. Cioè quanto sei disposto a rimanere aperto alla vita nonostante la ferita. Cioè abitare in quella stessa dimensione che è la fonte di ogni creatività. Quindi ti è andata male, e me, che vuoi da me? Che vuoi da Dio? Che vuoi dagli altri? È la struttura della realtà che è così. Non ci possiamo fare niente. È uno scacco alla ragione. Tutti quelli che hanno provato a risolvere il problema del male hanno creato delle teodicee insopportabili, è ciò che io ritengo insopportabile dei Promessi Sposi, che alla fine le cose si mettono alla perfezione, perché, dice Lucia, perché se ti capita una sfiga, poi è perché Dio te ne sta preparando una più grande. Io dico, francamente, ne faccio a meno. E quindi io rimango senza risposta di fronte a questo. La realtà, questa struttura, perché quel ragazzo di 15 anni è morto per un tumore al cervello? Io non ho risposte. Quando i miei alunni me lo chiedono, io non lo so. Il punto è, che ci faccio io con questa tristezza? Se leggerai, avrai la fortuna di leggere il diario di Etty Hillesum, che è questa ragazza ebrea morta in campo di concentramento, lei comincia a tenere questo diario e quando vede che ormai è spacciato e non ci sarà più niente da fare, scrive nel suo diario: ok Dio, ho capito che tu non puoi aiutare noi, allora farò una cosa, sarò io ad aiutare te. Capisci la metamorfosi? Cioè io, il mio io vecchio, quello che si lamentava della storia e la usava come alibi, che è quello in cui Dio non aiuta l'uomo e lo abbandona, dove era Dio quando c'erano i campi di concentramento? Alibi. Lei dice, sono io. Sono io che trasformo in creazione questa ferita. E nella stessa pagina del diario dice, adesso vado ad apparecchiare la tavola. A volte la creatività, quando stai morendo di dolore, è apparecchiare la tavola. Non ho altre risposte. L'ultima domanda, poi chiudiamo. Prima di questo dico solo un'informazione di servizio, che si esce dal fondo, mentre i ragazzi della scuola chiedo di rimanere qui un attimo ancora, e che uscendo trovate il banchetto con il libro di Marianne Wolf, che è la madrina della scuola di lettura, che studia il cervello che legge. Ultima domanda, poi chiediamo. Sì, anche perché due ore veramente vi ho ammorbato. Buonasera. Sì. Cerco di essere breve. Chi sei? Anastasia. Anastasia. Dunque, in uno dei suoi articoli per il Corriere della Sera, intitolato Latte, Sangue e Cioccolatini, in cui parla del modo in cui si è ispirato alla fiaba di Italo Calvino, afferma, e la cito: impariamo in ogni campo e per questo studiamo e ci formiamo, ma sul fondamento della vita improvvisiamo, lasciando i ragazzi in balia di un analfabetismo affettivo che diventa poi esistenziale. Cuore e testa, divorziati in casa, prima o poi buttano giù la casa. Quindi vorrei chiederle quale ritiene essere la soluzione ad un problema che penso essere sempre più sentito nella nostra società consumista, in cui amore, affetto e compassione vengono svalutati e cedono dinanzi all'egoismo. Grazie. Anastasia, la tua domanda ha già dentro la risposta. È fare una rivoluzione di pensiero, di parole. È ritrasformare l'altro in altro e non in un oggetto dei miei bisogni. Ma questo vale prima ancora che nel rapporto con le cose, tra le persone, a scuola.
tutta la scuola è costruita sul fatto che gli alunni sono oggetti di aspettative e non soggetti di possibilità. Se io guardo un essere umano come oggetto delle mie aspettative, lui si sentirà in prigione, annoiato e non desideroso di ascoltare quello che io ho da dirgli. Non mi sembra che la gente vada a scuola con tutto questo piacere. Allora c'è un problema di sguardo. Come tu mi guardi? Tieni il mio nome nella tua bocca e lo dici come non lo dice nessuno? E nella tua bocca è al sicuro? Se quando faccio l'appello dico i nomi in questo modo, allora può funzionare. Cioè guardo l'altro come soggetto di possibilità, come inedito che è al mondo. Perché il consumismo, ripeto, non riguarda prima di tutto le cose, riguarda come noi ci relazioniamo con le persone. Noi non siamo capaci di meravigliarci dell'esistenza dell'altro. L'altro è un ostacolo alla realizzazione dei miei bisogni. E questo è frutto di una storia. Della storia in cui l'essere umano è materia e basta, e i rapporti economici ne determinano l'esistenza, che sono rapporti di potere. Questa analisi, che non è sbagliata quando Marx l'ha fatta, si è realizzata nella grande narrazione di oggi in cui il potere economico-finanziario determina tutti gli altri ambiti dell'essere. Facci caso, Anastasia, quando andrai a lavorare busserai a un ufficio che si chiama risorse umane. Cioè l'umano è ridotto a che cosa? A risorsa. Cosa sono le risorse? Delle cose fatte, delle materie fatte per essere esaurite. Come le miniere. Dice, poi la gente perché è esaurita? Perché la narrazione è di esaurimento. Un filosofo contemporaneo chiama questa la società della stanchezza. Perché? Perché noi dobbiamo continuamente produrre noi stessi, avendo reso, questa è la novità dell'ipercapitalismo contemporaneo, abbiamo reso noi stessi merce di noi stessi, ci dobbiamo post-produrre per essere amati. E quindi trasformiamo noi stessi in materia prima di noi stessi. Mettiamo una foto su Instagram per essere amati. E se non ha tanti like, la togliamo, perché non ha funzionato la produzione dell'amore. Tutto diventa merce. Ma perché la narrazione dominante dice questo? Che siamo merce. Noi stiamo andando in una direzione che è teorizzata della mente alveare, cioè l'uomo con la sua libertà non è capace di gestire il mondo. Ti profileremo alla perfezione in tutti i tuoi bisogni, e se li fai gestire da una cosa che va più veloce del tuo cervello, diventerai esattamente quello che hai bisogno di diventare. La chiamano mente alveare. Cioè noi saremo piccoli pezzettini di una cosa d'insieme che sarà gestita da una macchina. Guardate che ci stiamo andando in pieno. L'accelerazione va in quella direzione, l'eliminazione della libertà dell'uomo, perché la libertà dell'uomo è fastidiosa. Non permette di consumare. Nel famoso libro, adesso non mi viene il titolo, Il Nuovo Mondo di Huxley, i bambini che vengono prodotti e non generati vengono educati in questa maniera. Vengono messi sin da piccolissimi in una stanza. Da un lato ci sono dei libri e dall'altro lato ci sono delle rose. Quando si avvicinano ai libri e li toccano e cominciano a sfogliarli, il pavimento manda delle scariche elettriche. Quando si avvicinano alle rose per sfogliarle, interessante che utilizziamo per i petali e i libri lo stesso verbo, ci dovrebbe fare riflettere, certe volte mi stupisco di me stesso. Questa me la devo ricordare. E partono degli allarmi che li assordano, fino a spaccare i timpani. Quindi viene indotto nei bambini, sin da piccoli, senza che se ne rendano conto, l'odio per che cosa? Per le due cose da sfogliare, i libri e le rose. Sai perché? Come viene spiegato sin dalle prime pagine, perché libri e rose
rappresentano le perdite di tempo, cioè ciò che costringe l'uomo a guardare la realtà e a stare un passo indietro rispetto al consumo e quindi a non consumare. Allora, secondo me, quello che noi abbiamo bisogno di fare è recuperare questo spazio di calma in cui sfogliamo libri e rose, dando il tempo alle cose, alle persone, di essere. Cioè, tu chiedi come stai e aspetti la risposta anche se dura mezz'ora e non dici niente. Fai l'appello la mattina e li guardi uno a uno in faccia e cerchi di capire quel giorno che sta succedendo e ti inventi una cosa per fare dire una parola. E allora cambia tutto, perché l'essere aumenta nella misura in cui è guardato. Cioè, se gli dai la possibilità di essere. Se vi capita in questi giorni, suggerimento che ho avuto sempre dalla stessa mamma, che è la mia così spacciatrice di cose buone, mi ha detto, sono andata a vedere con mio figlio, povero figlio, figlio adolescente, andata a vedere questo film terribile, che si chiama La Pantera delle Nevi. Ed è la storia vera di uno scrittore francese che è andato insieme a un naturalista fotografo a caccia in Tibet di questa pantera che non si fa mai vedere perché è in via di estinzione, a 5.000 metri nelle montagne dell'Himalaya. E loro stanno un mese in attesa di questa cosa. E il film racconta questa attesa. E lui a un certo punto dice una cosa bellissima. Se vi capita, guardate questo film, mi sono comprato subito il libro. Non so come il figlio della signora sia sopravvissuto, ma ammiro il coraggio. E lui dice questa cosa. Nel fare questa esperienza, io che andavo in giro da una conferenza all'altra a Parigi a farmi bello, a correre, pensando che questo iperattivismo fosse il mio essere uomo, per un mese ho aspettato di vedere questo animale. E dice, ho imparato la pazienza e l'attenzione. E che cosa sono questi due nomi se non i nomi dell'amore? Questo, secondo me, è la rivoluzione da fare, pazienza e attenzione. E ritorniamo allora a Bianca come il latte e Rossa come il sangue, che è una fiaba che fa guarire i protagonisti dall'ansia di proprietà, pur di essere, e insegna loro, con i fatti, non per caso, la pazienza e l'attenzione. Grazie. Grazie. Che fatica. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie della pazienza e dell'attenzione. Grazie. Grazie.